quanto loro saranno i primi ad avvertire i benefici di questa, diciamo, nuova realtà. Non è quello che auspicavamo noi, perché il nostro intento era quello di riuscire a far realizzare uno stabile nuovo, dove poteva essere compreso, oltre all'autoparco, pure il policono di tiro, la mensa di servizio ed altri servizi, diciamo, per riservati ai poliziotti. Quest'anno, come d'altra parte abbiamo fatto anche negli anni scorsi, l'iniziativa è aperta a tutti, è aperta anche agli adulti. Questa fatica che noi vogliamo sostenere, vogliamo anche con la nostra città educativa, città della prevenzione, in qualche modo prevenire. È proprio questa fatica di crescere, questa grammatica della vita che costruita male potrebbe poi dare adito a degli scivolamenti, potrebbe dare adito a delle fratture. Avendo grandissima fiducia nelle capacità dei salesiani, abbiamo convenzionato il centro giovanile salesiano in maniera che loro possano fare quelle attività al posto nostro, perché le sanno fare molto meglio. Anche questo problema lo dobbiamo risolvere attraverso lo statuto della regione siciliana. Seconda cosa importante, della quale bisogna prendere atto: sono 30 anni ormai che in Sicilia si fanno soltanto manifestazioni con le cantiline, sono 30 anni che la stessa sinistra non combatte contro la mafia. Il clou domenica sera con la sfilata di moda e la chiusura della rassegna fieristica. Ma sentiamo il presidente dell'associazione Virtualia che ha organizzato la rassegna, Cristoforo Nania. Praticamente è stata in effetti una bellissima manifestazione riuscita, con orgoglio dico alla grande, anche magari con un attimo di presunzione. L'unica cosa che purtroppo mi è andata male, è andata male a noi dell'organizzazione, è la Sagra dei Sapori, che non siamo riusciti a svilupparla, in quanto chi di competenza poteva darci una mano invece si è con molta cortesia tirato indietro, per cui non siamo riusciti a realizzare questa cosa. Sarà per un'altra occasione, non ci arrendiamo, come si dice. Nella zona di Piazza Stazione, come si chiama, Gramsci del Popolo, insomma in quest'area molto frequentata c'è una grave carenza di servizi igienici. Gli unici che funzionano sono o quelli della stazione o quelli dei bar, che tengono la chiave purtroppo a disposizione di qualche persona che gliela chiede. Come avete inquadrato questo problema così grave da far diventare Ragusa quasi inospitale? Sì, è vero, perché intanto quando si parla di turismo, di vocazione turistica, la prima cosa dovrebbe essere di servire i turisti, diciamo, con strutture efficienti, fra cui quelle igieniche. Noi qua abbiamo la piazza della stazione e le piazze adiacenti, che sono il centro del trasporto sia ferroviario ma soprattutto urbano. Arrivano ogni giorno migliaia di persone dalla provincia. Queste persone da anni non hanno come unico servizio igiene, che io mi riferisco soprattutto ad anziani, a persone che vengono per stare una giornata a Ragusa per sbrigare cose varie, eccetera, hanno come unico sfogo i servizi della stazione, che sono dei servizi che, si sa, sono per i viaggiatori FS. Non è tanto questo il problema, perché naturalmente si fanno accomodare, perché non si può negare alle persone il diritto di usufruirne, però succede che come mai una struttura come quella, diciamo, di questa piazza dei trasporti urbani non è servita da questa cosa importante. Si tratta di un lavoro che ha come strumento fondamentale il computer e poi il collegamento via internet. Quindi è un corso che permette al ragazzo di formarsi per sapere lavorare a distanza con il computer, cioè lavorare per conto di ditte, svolgendo a casa o in un luogo a lui accessibile senza barriere architettoniche, e trasmettere il suo lavoro via internet alla ditta che ha richiesto questa prestazione. Perché ha chiesto anche una maggiore rappresentatività e ha chiesto anche di incidere maggiormente su quella che è la politica provinciale dell'amministrazione. L'Open Day ha funzionato a dovere al Palapianetti, dove il responsabile Salvatore Campo ha organizzato una giornata di aggregazione complessiva. Per almeno 12 ore soci, non soci, curiosi, aziende locali, sportivi e non sportivi hanno partecipato ad un happening incentrato sulla socializzazione, ma anche sulla scoperta di questa grande, moderna ed efficiente struttura per il tempo libero, il fitness ed in definitiva per la salute e lo star bene. Direttore, una giornata particolare questa Open Day, ma che cos'è? Ce lo spieghi.
questa giornata è un open day organizzato per far conoscere la nostra palestra e i servizi che offriamo a tutta la clientela e a quelle persone che non sono momentaneamente iscritte nella nostra palestra o anche in altre palestre ovviamente. Chiunque può venire, chiunque sta frequentando tutte le lezioni che noi abbiamo fatto nel corso della normale giornata di attività. Sorteggiamo ogni ora 2 abbonamenti mensili per i soci, quindi diciamo è una giornata più altro promozionale per la nostra attività. Tutti abbiamo bisogno di fare sport, sport significa benessere, significa stare bene, significa anche divertirsi facendo sport, perché solitamente lo sport è sinonimo di fatica, di sudore, di stanchezza. Sì, c'è anche questo, ma non solo questo, cioè, è importante stare bene con se stessi, stare bene col proprio fisico, e qui noi proviamo a far stare bene tutte le persone che frequentano il nostro centro. Quanti chilometri ha fatto? Finora credo 16. Pochi, molti? Nella media. Senta, questa è una bici programmata, elettronica, tutto, in pratica simula le discese, le pianure, le salite, come si trova? Benissimo, la preferisco a quella cyclette normale, più competitiva. È stanca? Abbastanza. Che bisogno ha di fare questa ginnastica? Un fisico super. Per mantenerlo. Francesco Massa, che ci azzecca la mountain bike con l'open day, peraltro una bella manifestazione? Noi stiamo dando qua una mano a Pia Panetti per questo open day. Comunque noi passiamo qua tutto l'inverno ad allenarci in questa palestra. Facciamo sia la ciclette, questo tipo di bicicletta così messa in questo attrezzo, sia i pesi, perché sono fondamentali per quello che facciamo noi poi durante l'anno. Domani gli studenti degli istituti superiori di Ragusa protesteranno, faranno la loro manifestazione per le vie del capoluogo ibleo. Chiediamo a Fabrizio Satello, presidente della consulta provinciale studentesca, i motivi di questo loro protestare. Ecco, allora, questi dissapori maturati fra la popolazione studentesca riguardano la legge sul diritto allo studio, che qui in Sicilia ancora è una legge che è schiava della legge quadro dettata dallo Stato italiano, grazie alla quale noi studenti potremmo godere di moltissimi vantaggi. Poi un altro problema che noi riscontriamo è che nelle nostre scuole diciamo mancano servizi come le mense oppure i trasporti per quanto riguarda i pendolari, sono molto scadenti. Il corteo partirà domani mattina dalle 9:30 da Piazza San Giovanni, alle 9:30 da Piazza San Giovanni. Si sposterà per tutte le vie principali di Ragusa, passando appunto da Piazza Libertà, Piazza Stazione, un po' farà tutte le vie principali, la via Roma. E concluderà di nuovo a Piazza San Giovanni. Per quanto riguarda le altre forme, bene, per adesso ci siamo dedicati soprattutto alla manifestazione, perché è importante preparare bene la cosa. Dopo si vedrà un po' cosa fare, magari altre forme di protesta, magari pomeridiana, come sit-in davanti, che so, alla provincia possibilmente. Un passo avanti nell'attuazione dei programmi previsti dalla legge per il segretariato sociale. L'ENFAP, nell'ambito del corso in via di completamento con il finanziamento della Regione, attiva 3 sportelli presso la provincia regionale, l'USL e il comune capoluogo. Il fine è quello di avvicinare il cittadino all'ente pubblico, che per molti anni ha gestito i rapporti con l'agente in maniera autoritaria e comunque in modo a volte improduttivo e dispersivo. L'iniziativa è stata presentata in provincia alla presenza dei giovani corsisti e dei dirigenti del corso ENFAP, nonché dai vertici dell'ente di Viale del Fante. Ad essa si annette grande importanza anche per i possibili sviluppi futuri dell'iniziativa, che potrebbe anche sfociare in un progetto di pubblica utilità sociale permanente e quindi a servizio continuo dei cittadini interessati. Alla fine dell'incontro abbiamo chiesto un parere sull'attuazione del progetto ad una corsista. Il nostro, diciamo, noi partiamo con un entusiasmo di base e speriamo che le nostre attese siano appunto soddisfatte grazie appunto ad un'opportuna risposta da parte degli enti competenti. In pratica cercate di avvicinare la pubblica amministrazione da secoli contrapposta al cittadino stesso. Sì, più che altro di sensibilizzare l'opinione pubblica. Comincerete con gli enti locali e con la sanità, un ruolo determinante, un settore dove forse ci sarà più bisogno. Questo vi spaventa? No, assolutamente, perché crediamo che con questo corso sicuramente avremo una preparazione adeguata.
quindi usciremo delle persone qualificate sicuramente. Quindi in questo abbiamo molta fiducia in noi stesse, nell'ente che ci sta dando questa possibilità di formazione.